È una situazione straordinaria poter vedere nelle Marche contemporaneamente numerose produzioni cinematografiche e televisive di altissimo livello, attori di primo piano, grandi produzioni, risorse importanti investite che all'interno dello spettacolo, di quello che viene prodotto, opera di riflessione culturale, si raccontano le Marche, si raccontano i luoghi, si racconta del suo paesaggio, della sua natura. Ed è un grande mezzo di comunicazione per la nostra regione che vuole sempre di più assumere un'identità forte rispetto alla propria qualità, alla propria bellezza. Grazie anche all'esperienza della Fondazione Cultura che ha riassunto in sé quelle che erano le funzioni della Film Commission, eccetera, che sta operando molto bene, è diventato un soggetto di attrazione e continua a lavorare proprio per mettere nelle Marche in condizione di poter operare in realtà di grande livello con investimenti importanti. Dai fondi europei contiamo di stanziare circa 4 milioni di euro che dovranno servire a veicolare produzioni di spessore come quelle che stiamo vivendo oggi, perché sono quelle poi in grado di far vedere al grande pubblico tutto quello che siamo in termini di bellezza, cultura, storia e capacità di raccontare, quindi, un grande territorio con le immagini, con le produzioni televisive.